Signorina Costanza, lo sapete che i vostri genitori disapprovano che voi andiate da sola nel bosco. Sì, lo so, Guglielmo, ma devo terminare il mio lavoro. Ormai manca solo qualche pennellata. Mi fate preoccupare, signorina. Se chiedono di voi, io che cosa rispondo? Che sono in camera, che ho mal di testa. Non starò via molto. State attenta, il bosco è pericoloso. Ultimamente la gente del villaggio dice che succedono cose molto strane. Il bosco è un luogo meraviglioso. Non mi accadrà nulla. C'è qualcuno? Ma cosa? Oh mio Dio! Avete bisogno di aiuto? Dove abitate? Non molto lontano da qui, ce la faccio da solo. Siete sicuro? Non potete camminare in queste condizioni, appoggiatevi a me. Non vi ho mai visto prima. Siete nuovo della zona. Abito qui da qualche mese. Con la vostra famiglia? Sì. Io sono la figlia di Riccardo De Marchi. Abito anch'io qua vicino. Vengo nel bosco per dipingere, anche se i miei genitori disapprovano. Nel villaggio gira voce di una specie di mostro che si aggira qui. Voi ci credete? Mostro? Sì, che fa sparire le ragazze. Secondo me è una burla di qualche buon tempone. Ce la fate a proseguire? Ora sono arrivato. Posso proseguire da solo. Voi abitate qui? Pensavo che questo maniero fosse disabitato. Già, come vi ho già detto, noi siamo qui da poco. Eccovi. Curatevi bene. La ferita ha un brutto aspetto. Sì. Ora andate. Fra non molto farà buio. Non ho nemmeno chiesto il suo nome.
Devo aver sognato. È molto bello. Ah, siete voi. Mi avete fatto prendere un bello spavento. Avete una buona mano. Grazie. Come va la vostra caviglia? Molto meglio. Volete sedervi? La luce del sole mi infastidisce. Ma qui non è troppo forte. Venite. Davvero vi piace? Sì, avete uno stile particolare. In realtà non mi ha insegnato nessuno. Ho imparato sperimentando da sola. Ma la vostra caviglia, com'è possibile? Non avete quasi più nulla. In realtà non era molto grave. Strano. In genere le tagliole provocano ferite molto profonde. Sono stato fortunato. Già. Qual è il vostro nome? Damian. Qui c'è qualcosa che ancora non mi convince. Una pennellata fuori posto. Io sono Costanza. Provate anche voi. Io... No. Manca qualche pennellata quassù. Voglio vedere come ve la cavate. Non credo di essere portato. I colori sono questi. Verde, marrone... Forza, provate! Per oggi abbiamo fatto abbastanza. Ora si deve asciugare. Io devo rientrare. D'accordo. Io domani sarò di nuovo qui. State attenta. Deve essere il suo. Damian! C'è qualcuno? Damian? Damian, sono Costanza! Permesso? Damian? C'è qualcuno? Va tutto bene? Ah!
E voi chi siete? Aiuto! Al piano di sopra c'è un essere orrendo! Mi ha afferrato il polso! Calmatevi, di cosa state parlando? In una delle stanze al piano di sopra c'è un... non riesco a descriverlo! Un mostro! Ma che dite? Sì, io stavo cercando un ragazzo di nome Damian. Mi ha detto di abitare qui. Volevo riportargli questo, l'ha perduto nel bosco. Ma poi sono andata al piano di sopra e... Damian? Lo conoscete? Certo che lo conosco, è vero, abita qui. E dov'è? Non lo so, ma se volete questo glielo riconsegno io. Vorrei ridarglielo personalmente, se non vi dispiace. E cos'è questa storia del mostro al piano di sopra? Sì, nella camera in fondo al corridoio l'ho visto coi miei occhi. Ha il viso deturpato, gli occhi indiavolati. Vi posso assicurare che oltre a me in questa casa non c'è nessuno. Anche Damian è ancora fuori. Ma non posso averlo sognato. Secondo me siete solo un po' stanca. Venite. Sedetevi. Ora state qui calma. Io vi porto un bicchiere d'acqua e poi vado a controllare. D'accordo, ma fate attenzione. Non mi avete ancora detto il vostro nome. Scusate, avete ragione. Il mio nome è Costanza, sono la figlia del conte De Marchi. La figlia del conte? Sono onorata. Io invece mi chiamo Tiziana Valdés. Grazie, siete molto gentile. Siete andata a controllare in quella stanza? Sì, ma non c'è nessuno. Secondo me siete solo un po' confusa. Strano. Era tutto così reale. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Voi siete amica di Damian? Beh, amica è dir troppo. Ci siamo conosciuti ieri. L'ho aiutato quando si è ferito con una tagliola. E oggi ci siamo rivisti. Sembra stare molto meglio. Non era nulla di grave. Grazie comunque per averlo aiutato. È un ragazzo timido, vero? Sì. Mi sento strana. Cosa avete? Mi gira tutto. Si sta svegliando. Non importa. È tutta tua. Che cosa volete da me? Costanza. Costanza, no! Fermi! Lasciatela stare! Damian! Che significa? Ho detto di non toccarla, capito? Che ti prende? Sei forse impazzito? Come stai? Tutto bene? Sì. Ma chi erano quei mostri? Cosa volevano farmi? Loro sono... È una storia troppo lunga. Ma tu li conosci? Cosa fanno nella tua villa? Chi sono? Non devi saperlo. Damian, ma perché? Perché non voglio che ti venga fatto del male. Non capisco. Hai capito? Tu non devi più venire in questo bosco. Ma perché no? Io vorrei rivederti. No, ti prego, dimenticati di questa avventura e dimenticati di me. Ora vai, corri verso casa, non sei lontana.
Damian! No! Ti ho detto di andartene! E non ti voltare! Hai capito? Damian? Chi cercate, madamigella? Chiunque sia non è qua. E voi chi siete? Ehi, guarda qua che bel bocconcino, eh! E che bei gioielli indossa la nostra principessa. Gioielli? Ehi, hai ragione, Maledetti, lasciatemi! Stai ferma tu, stai ferma. O preferisci che ti tagliamo le dita? No! Aiuto! È inutile che gridi, tanto qui non ti sente nessuno. Ma cosa? Cos'è? Ma che? Ma che cos'è? Oh! Ehi, hai sentito? C'è qualcosa qui. Vampiro! Oh mio Dio! Questo posto maledetto! Scappiamo! Damian! Va tutto bene? Sì. Ora hai capito cosa sono? Sì. Già. E quelli che hai visto alla villa erano mia sorella e mio padre. Cosa? Mio padre non è più in grado di nutrirsi da solo. Perciò manda me e Tiziana nel bosco a cercare... Cambiamo spesso residenza per non destare sospetti. Siamo come nomadi, costretti a fuggire e a nasconderci dagli esseri umani. Ma allo stesso tempo dobbiamo sempre star loro vicini per poter sopravvivere. Siamo come dei mostri. Perché mi hai salvata? Tu sei l'unica che mi ha fatto sentire una persona umana. Se io sono l'oscurità, tu sei la luce. Trasmetti amore e gioia di vivere. Mi hai fatto provare qualcosa di molto profondo. Qualcosa di inaspettato. Anche tu mi hai trasmesso qualcosa e in tua compagnia sono stata bene. Inoltre mi hai salvato la vita. Puoi essere tutto, fuorché un mostro. Cos'hai? Domani partiamo. Andiamo verso nord. Non possiamo più restare qui. E immagino che non tornerete. No, Costanza. Questa è l'ultima volta che ci vediamo. Ci rincontreremo.